Cari amici, Aspetta, ricomincia, vai. in questo momento, che è abbastanza significativo e importante, poi altre volte affronteremo altri problemi, perché dovremo leggere questo bellissimo articolo dedicato a Giordano Bruno, tratto da 7, il settimanale del Corriere della Sera, e lo metteremo in contrasto con le tecniche manipolatorie di tale Mazzarino, Cardinal, casualmente. casualmente cardinale, selezionato dal grande Richelieu. È interessante la vita del Mazzarino, andatevela a leggere, cari amici. Allora, come vi ho fatto vedere, c'è un qualcosa che è legato con l'idea del senso del dovere. E per fare questo, voglio leggere un articolo molto bello tratto da questa rivista, Il Pensiero Mazziniano, dedicata agli scagnolanti, perché siccome tu, Orazio, sei erede di quella popolazione dell'Emilia Romagna e in parte anche, ma diciamo per quanto riguarda Ostia è la popolazione ravennate, ma venivano da buona parte delle zone dell'Emilia Romagna e Dal anche del Veneto. Polesine, Rovigino, Padovano, Esattamente, in ogni caso Veronese. è interessante vedere questo articolo dedicato agli scagnolanti di Ostia. Non lo leggiamo ovviamente per intero, ed è un vecchio numero del 1993 del Pensiero Mazziniano. 108 anni fa questo è avvenuto. Quest'anno, a fare gli onori di casa nella veste ufficiale di presidente della circoscrizione, anche in rappresentanza del sindaco di Roma, era il medico del posto, dottor Leandro Mazzini, nipote di Federico Mazzini, meglio noto col nomignolo di Emurì, che fu il primo romagnolo che nel settembre 1884, in nome e conto dell'Associazione degli Operai Braccianti del Comune di Ravenna, costituitasi l'8 aprile del 1883, ricordo che oggi è il giorno in cui dobbiamo ricordare questo importante evento, la Costituzione, l'8 aprile del 1883, partì alla volta di Ostia con un carretto trainato da un asinello in missione logistica per vedere soprattutto come e dove alloggiare i suoi compagni che sarebbero partiti successivamente per i lavori di bonifica dell'agro romano in attuazione della legge 11 dicembre 1878, che prevedeva anche il prosciugamento delle paludi di Ostia e di Vaccarese. Ora quindi voi potete capire perfettamente che le opere di bonifica che sono state fatte nel prosieguo di tempo, cioè negli anni 30 fino agli anni 40, in tutta la zona dell'agro romano, del sud, nella zona in parte ex stato pontificio, in parte ex stato borbonico, ricordiamocelo bene, Terracina era borbonica, ricordiamo. appunto, l'Aquila era borbonica, ricordiamoceli bene, quindi certe, come dire, rivendicazioni è bene che siano fatte in maniera adeguata. Comunque noi rivendichiamo un punto essenziale: quelle bonifiche avevano avuto origine nel pensiero sociale mazziniano, che si era estrinsecato nella nascita presso il comune di Ravenna della cooperativa Braccianti, in termini proprio di cooperativismo mazziniano, l'8 aprile 1883. Questo personaggio che si mosse col baroncino, ricordiamoci che all'epoca andavano anche a piedi, giunse ad Ostia. Mia suocera veniva dal Molise a
Fiumicino, a Maccarese, esatto, a piedi e ci mettevano 4 giorni, esattamente, solo 4 giorni, noi adesso ci metteremo un anno. 4 giorni, era una passeggiata collettiva, si partiva in gruppi, 20-30 persone, 50 persone, tutte donne, per venire a lavorare nei campi a Maccarese. Esattamente, giunse ad Ostia il nostro dopo un viaggio di 8 giorni, lungo il corso, quindi del era Tevere, quello il tempo, vedi? Incontrando in loco una popolazione composta da un guardiacasale, un pescatore, il Procaccia sacrestano. Quindi il Procaccia era anche sacrestano. Era il 14 settembre 1884 e l'angoscia non poté non avere momenti di sopravvento. Ricordiamoci gli anni della prima istituzione dello Stato nazionale. Fino al 1900 sono stati gli anni della grande emigrazione di massa dovuta alle carestie continue delle campagne. Oltretutto. E quindi questa operazione era fatta in, diciamo, funzione di appropriarsi di nuove terre fertili per la coltivazione. Esattamente. Poi vedete che cos'è Ostia oggi, vedete cos'è la provincia di Latina oggi, una delle più ricche province d'Italia, anche dal punto di vista produttivo e agricolo, è per capire esattamente qual è il significato di queste cose. Diciamo per inciso che certi stati così evoluti, così buoni, buonaccioni, no? Come lo stato della Chiesa, come lo stato borbonico, erano così buoni che facevano morire di fame e di pestilenza le popolazioni. Io ricordo ancora di una anche di malaria, soprattutto c'è quel bellissimo film di Ermanno Olmi dedicato a Santa Maria Goretti, che tutti dovrebbero vedere, perché Ermanno Olmi è stato un grandissimo regista, è tipo Bertolucci, esattamente, ha fotografato una realtà. Olmi è superiore a Bertolucci perché è una grande regia, è una grande capacità interpretativa. Come diceva l'albero degli zoccoli, è la stessa cosa, ti dà il quadro esatto di com'era quella società. Allora si vede un poveraccio che andava in giro. Il 1900 di Bertolucci. Sì, d'accordo, è un bellissimo fine, sono io. E si vede in maniera chiara che cosa significava la parola proletario, perché vedevi un poveraccio che con la moglie e una diecina di figli, ecco il proletario, con la prole, che girava in su e in giù per quelle zone cercando un lavoraccio possibile e un posto, un tetto dove poter dormire. Questa era la realtà di questi stati progrediti, che poverini sono stati abbandonati, sono stati torturati, capito, dal proveniente, è vero, nessuno nega, no? Nessuno nega chi erano i Savoia. Però non mi fate il pianto, no, per favore, avete rotto i coglioni col pianto. No, anche perché non sanno un cazzo della realtà sociale vera. Esattamente. Ma leggono su un qualunque testa di cazzo di piccolo servizio superficiale. Esattamente. Che, oddio, ci hanno, è vero che le hanno conquistate, è vero che si erano comprati i generali, è vero che c'era la massoneria inglese, non inglese. Ma è benissimo, era quella che comandava all'epoca. Ma lì, certo, è pure vero che il tesoro dei Borboni era il più ricco dell'epoca, sì, in tutta Europa, era, sì, il secondo al mondo dopo quello inglese. E poi dove è andato a finire? Mi piacerebbe sapere dove è andato a finire. Il Banco di Napoli ne sa qualcosa. In parte, sappiamo molte storie del Banco di Napoli, fino a una ventina d'anni fa, le conosciamo molto bene. Poi dirò per quale ragione, cari amici. Comunque, era il 14 settembre 1884 e l'angoscia non poté non avere momenti di sopravvento sulla tenacia, la passione, l'idealità. Tanto più che anche l'impatto con la Roma bene non era stato dei più lusinghieri, che il nostro, giunto a Porta del Popolo e preso il corso, incrociò coppie e carrozze signorili e si ebbe insulti ed anche una frustata. Quel somarello stanco e sudato con quel carrettiere non davano il passo allo scorrere delle vetture della nobiltà romana. E cazzo, vorrei ben vedere, ti immagini, la nobiltà nera era questa, mica la nobiltà di altro tipo, divenendo oggetto di scherno e di villanie. E questo bisogna leggere, la gente queste cose deve conoscere.
La reazione del Muri era stata rapida e lo spirito repubblicano e garibaldino era esploso in tutte le sue espressioni tipicamente romagnole. Ma la Roma umbertina non era la Ravenna libertaria e il Muri si buscò l'arresto in questura, capito? Per aver risposto, capito? Alle provocazioni. Bisogna ricordare che Ravenna è sempre una capitale dell'impero e quindi la gente di Ravenna e della Romagna in generale, dell'esarcato, diciamo così, è sempre stata consapevole della grandezza morale, intellettuale, culturale, di una grande storia, che si è politica, dalla decadenza dell'impero fino romano, all'VIII secolo. Esattamente, e la grandezza è la grandezza delle popolazioni barbariche acquisite alla cultura romana. I Goti, certo, i Goti perché i Longobardi no, certo. E gli Eruli no, certo. E i Franchi no. Certo. Rilasciato all'indomani per le buone ragioni addotte e per missione da compiere, tanto la galera l'avrebbe ugualmente trovata nell'agro dove doveva recarsi, il Muri fu colpito dalla tempesta del dubbio e forse solo il pensiero che proprio Garibaldi aveva a suo tempo caldeggiato le opere di bonifica, se ci fosse stato Garibaldi aveva previsto anche la bonifica del Tevere, se non ci fosse stato Garibaldi ci trovavamo ancora al Tevere del Papa. Ci era andato proprio fuggendo per il Oltre Tevere, tutto. Quindi lo sapeva bene, conosceva bene il posto, esattamente. Le situazioni. E forse solo il pensiero che proprio Garibaldi aveva a suo tempo caldeggiato le opere di bonifica dell'agro romano che per Roma avevano combattuto tanti compagni in camicia rossa nel 49 e nel 67, che gli scariolanti dovevano dimostrare la forza e la capacità realizzatrice dell'associazione. Solo quindi le motivazioni ideali e la volontà tipicamente romagnola lo portarono ad avviare l'attuazione del mandato ricevuto. Diversa accoglienza e reazioni non ebbero i 500 braccianti e le 50 arzdori. Le donne di casa, quelle donne di casa che gestiscono la casa, la faccenda, tutto. Tutti gli altri dipendono, cioè capo famiglia è capo famiglia. È quella che teneva le chiavi della dispensa. Esattamente, ma la famiglia era gestita dalle arzdori. Che arzdori è plurale, è arzora, Astora, femminile, certo. Plurale, arzdora. Mia nonna era arzora. Mi sono sempre domandato, il termine da dove verrà? Sarà un termine con longobardo? No, è arzora è... Non è latino, non è di radice latina. No, ma il termine arz è conduttrice, è arzora è l'autrice della conduzione, capito? È quasi di questo genere. Bisogna andarlo a vedere, io c'ho il vocabolario spagnolo, italiano. Mi sono sempre domandato. Comunque il plurale arzori, cioè le arzore. Donne. Però che plurale femminile maschile. Esattamente, che partiti da Ravenna il 23 novembre del 1884 tra canti, discorsi e ricordiamoci banda, la tassa sul macinato che c'era ancora, sì, esattamente. Sul e camino che porto, e che portò a quella terribile repressione che poi esattamente che poi portò giustamente all'assassinio di Umberto I. Certo. E quello che l'ha assassinato l'ha fatto per altre ragioni, perché il mandante aveva altre origini, ma comunque Umberto I, il re buono, se lo meritava. I discorsi in banda. Savoia non è che erano meglio. L'unico Savoia è Amedeo. Sì. Amedeo quello dell'Austria. Sì, ma Amedeo d'Austria. Esatto. Perché per il resto. Discorsi e banda, quasi informazioni paramilitare, furono bloccati alla stazione di Roma perché preceduti da fama di anarchici e accoltellatori. Anarchici era vero. E come? E anche accoltellatori. No, che poi i veri accoltellatori di Ravenna era un gruppo di persone che avevano accoltellato avevano accoltellato più persone, tra cui tra l'altro anche un vescovo che aveva fatto bene. E giunti a Fiumicino ed Ostia, durante un temporale, i molti pensarono alla strada del ritorno, scoraggiata solo dalle parole toccanti l'animo romagnolo pronunciate dal presidente della cooperativa Armando Arnuzzi
Armuzzi è un cognome romagnolo al 150%, io ho conosciuto un Armuzzi cervese, e non ricordo benissimo, che gridò loro da sopra un traballante tavolo: «Sav condivi altruvè, lustri la betta, quend che si partì da Ravenna, i va compagnie alla stazione con la banda, ma quand chi vedrà tourné in dri, gli dirà che sia un branc biglietto». e li ha messi in riga. E li ha messi in riga, per Dio. Non fa la traduzione, perché sennò la gente non capisce un cazzo. No, vabbè, quando siete partiti avete avuto la banda, quando tornerete indietro diranno che siete un branco di vigliacchi. Comincia così l'epopea che è quasi una battaglia garibaldina, per la conquista di una terra, per vincere la miseria e la morte, nel segno dell'equitabilismo sociale. Ricordiamo che quella campagna lì era sempre delle famiglie nobili romane della nobiltà nera, quindi chiaro, non esisteva proprietà che non fosse del signore. Per vincere la miseria e la morte nel centro dell'equilibrismo sociale. Possiamo aspettare, aspettiamo che passa. Da un detto Priapus. Sempre solo. Da un detto Priapus. Senti che scampanata. Priape Audinos, Priape e Xaudinos. Abbiamo sentito quello là, sulle mura antiche di Ostia il 15 maggio 1904. Questa è la realtà, la storia vera nella quale noi viviamo, questa è la realtà per cui noi combatteremo sempre contro il potere economico finanziario di Lor Signori, dove Lor Signori si rappresenta anche gli interessi degli investimenti di Santa Madre Chiesa, che vi di caso non ci dicono mai dove sono gli investimenti, ma ci risulta che sono investimenti in armi prevalentemente. Esattamente, quindi non dicessero cazzate. Si può certo aggiungere che anche un certo senso religioso della vita, certo, senso religioso della vita, ma non quello che dicono loro, di ispirazione cristiana, forse nell'inconscio si è ben fuso con gli ideali della cooperazione e del collettivismo, vero collettivismo, non il collettivismo dei poveracci che muoiono di fame per fare gli interessi dei finanzieri. Presente con una larga rappresentanza, presente con una larga rappresentanza, la famiglia romagnola di Roma ha inteso esaltare la inconcepibile idealità di quei pionieri che vollero dimostrare quanto possa realizzarsi con l'unione nell'associazione. Questi sono i principi fondamentali del mazzinianismo sociale, con la solidità morale, con la fede negli ideali di progresso e di sviluppo. 60 anni prima della promulgazione della vigente Carta Costituzionale, i romagnoli ad Ostia idealmente costituirono una loro repubblica fondata sul lavoro. Ricordiamoci che questa Carta Costituzionale, che appunto la Repubblica fondata sul lavoro, i romagnoli di Ostia l'hanno fatto concretamente. Questi altri che l'hanno fatta nel 47-48 l'hanno ridotta a quello dove siamo arrivati noi oggi. Ci sono molti aspetti di ordine morale e di ordine sociale che vanno messi in chiaro. Lì c'era la
assoluta assonanza tra la parola e l'azione. Certamente. E quindi c'era una conoscenza diretta della realtà cruda, vera, nuda. E quindi quando uno diceva una parola si intendeva assolutamente e guai aderente. Che non la mantenesse, capito? Certo. Caro Matteo Renzi o compagnia cantante. No, ha detto che questa volta se ne va sul serio. Ah sì, se ne va a fanculo finalmente, cioè, dal filo. Poi ha smentito, sì, ha detto che non era vero, l'ha detto. Infatti, perché uno che ti dice la prossima volta lo faccio vuol dire che non c'ha intenzione di fare un cazzo mai. Assolutamente. Perché dirà poi la prossima volta ancora di nuovo. Naturale. Rimanda. No? È un burattino e come tale si comporta. Quindi per tornare al discorso, quella gente lì era gente inossidabile, un po' come i contadini leccesi attualmente a proposito dell'espianto dell'oliva, sì, degli olivi con lo scudo della Xylella. Le scariche, e adesso è arrivata la sentenza del TAR che ha detto buoni, non rompere il cazzo e vediamo che forse qualche ragione ce l'hanno anche loro. No? Quindi questo dovrebbe fare uno stato etico, andare sempre a verificare con i fatti e sui fatti le ragioni dei cittadini prima di prendere qualunque iniziativa pregiudizievole nei confronti di questi, non solo. Come ad esempio il MES, come ad esempio il TTIP, il TESA, il FATCA, il MES, eccetera, eccetera. E tutto il resto. Quindi, prima, caro signor governatore o caro signor Presidente del Consiglio o caro signor Presidente della Repubblica, prima di andare a rompere il cazzo ai sistemi ben strutturati e costituiti da decenni o da secoli, quello che vogliono, dovete incominciare a consultare i cittadini, perché è attraverso la consultazione dei cittadini che si arriva ad una soluzione etica. Comunque i cittadini che protestavano sono stati incaricati dalla solita polizia, dedicato, sempre pronto a mettersi al servizio e mi carcerassero, al servizio dei poteri. Oh, guarda, io quando ho visto quella situazione lì della Puglia ho pensato a quei poveri africani che si ribellavano alle grandi multinazionali del petrolio. Certo, è la stessa devi cosa. Devi prendere le armi. Esatto. Cioè, loro hanno preso le armi, noi ovviamente non le possiamo prendere, ma dobbiamo in qualche modo ostacolare questo fronte di imposizione usurpativa nei confronti dei cittadini. E comunque ricordiamoci un sempre, d'olivo è duro come un grandissimo tortore, no? Esattamente, come l'uccello di Priapo o come il tortore di Ercole, è la stessa cosa. Quindi ricordiamocelo, no, bene. Ricordiamoci un'altra cosa importante, che questa è materia di un intervento che poi farò, che però la dice lunga. Allora, voi probabilmente qualcuno di voi conosce, ma molta, la gran parte sono convinto che non lo fa, è che in tutte le mitologie, in tutti, soprattutto i miti epopei, di epopea dei vari eroi nel giro del mondo e nel giro del tempo, tutti, guarda caso, hanno la lotta contro il potere costituito. Sempre. Tutti. Certo. Ercole, per esempio, che ha fatto le sue fatiche contro la maggior parte, certo, degli dei o semidei che costringevano l'uomo. Guarda, per esempio, l'opera fondamentale delle grandi tragedie greche, certo, ad esempio. Certo. Ma ricordiamoci anche le fatiche di Sisifo, esattamente, o quelle che gli mangiava il fegato, l'aquila, cosa, Prometeo, eccetera, eccetera. Fratello di Epimeteo. Anche. Ma soprattutto la gente non sa che esiste un certo tal Gilgamesh, che è un'epopea di derivazione probabilmente indiana e comunque focalizzata in Mesopotamia, che risale addirittura a quasi 6.000 anni fa. Esatto. Cioè 6.000 anni fa qualcuno ha scritto un'epopea, ovviamente in caratteri cuneiformi, che diceva esattamente le cose che diciamo noi. Esattamente. 6.000 anni fa, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 anni fa dicevano esattamente le stesse cose. Che non può che essere quello. Cioè il sovvertimento del potere costituito. Esattamente. Sempre. Perché solo nel sovvertimento c'è la rivoluzione e c'è l'evoluzione. Esattamente. Ed è così. Ed è la lotta del singolo che ha il coraggio di affrontare la grandezza del potere, perché lì è la vera grandezza. Lo vediamo anche, ovviamente, anche nei grandi scritti di Virgilio. Virgilio, ad esempio, cita queste cose. Leggiamo l'Eneide, come va letta,
e vediamo che in Virgilio c'è proprio questo principio fondamentale, la forza nel nome della giustizia, della giustizia, della convinzione della giustizia, certo, e della necessità della rivolta verso il potere, qualunque sia il suo potere. Noi abbiamo molti poteri oggi, in particolare sono i più pervasivi e i più peggiori, i più peggiori in assoluto, anche se non si può dire superlativo, diciamo assoluto, pessimi, super superlativo assoluto. No. I più pessimi, diciamo. La cosa più grave è che cambiano nome, ma il potere è sempre uno, sempre solo uno. Nel caso nostro lo chiamiamo multinazionale, globalizzazione, la chiamiamo finanza internazionale, WTO, oppure papato della Chiesa Cattolica, è sempre solo uno, con tante, come l'idra che ha 1000 serpenti in testa, ma la testa è una. Ma c'è Perseo? Che la prende e te la fa fuori e te la capo. Hai capito? Ecco. Ho finito. Sempre solo. Sempre. L'ho detto prima. Priapus. Ciao. È finito. Allora, proprio pelo. Sì. Sì. Ah, sì, ho fatto bip adesso. Ah, bene. 26 minuti.